tutti lettori, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria, oggi sono molto rilassata sulla sedia, indosso un maglione nonostante fuori faccia un caldo incredibile, ma tutti i miei abiti primaverili sono ancora in Puglia. Ma che cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a fare un nuovo anti-haul. Ne ho girati diversi nel corso dell'ultimo anno qui sul mio canale e se vi siete persi gli episodi precedenti ve li linkerò nelle schede e nell'info box. Che cos'è un anti-haul? Un anti-haul è una tipologia di video in cui invece di parlare delle cose che vuoi, parli delle cose che non vuoi e spieghi le ragioni che ti portano a non volerle. In realtà io qui sul mio canale do un mio take personale, ecco, a questo tipo di rubrica, perché io non vi parlo delle cose che effettivamente non voglio. Io all'interno dei miei anti-haul vi parlo di ciò che io desidero, che si trova all'interno della mia wishlist, e tento di autoconvincermi a non spendere soldi che non posso spendere in questi oggetti, e spero sempre che nei commenti anche voi troviate un modo per farmi passare la voglia di comprare cose. Questa puntata della mia rubrica anti-haul è dedicata al mio autoregalo di compleanno. Io fra poco più di un mese compirò 29 anni e sto già pensando a cosa regalare, perché chiusa in casa, su che cos'altro potrei riflettere per far svagare la mente? Su nulla! Sto pensando da tipo 3-4 giorni a cosa autoregalarmi per il mio compleanno, per non pensare a tutto il resto che sta succedendo. Primo nella mia wishlist, in realtà una cosa che tecnicamente mi servirebbe, ma adesso andremo a srotolare il tutto. Io desidero un nuovo paio di mocassini. Io ho un paio di mocassini di H&M e non li sopporto e quindi non ho intenzione di portarli qui con me. Questo perché, sebbene siano molto belli, ce li ho da 2-3 anni, mi distruggono i piedi. Ma si tratta comunque di una tipologia di scarpa che io amo ferocemente. Quindi mi sono detta, Valeria, visto che comunque sono più formali per un ambiente in ufficio, sul lavoro, eccetera, eccetera, forse te ne potresti comprare un altro paio senza sentirti troppo in colpa. Qual è la questione? Che dei mocassini di cui mi sono innamorata costano un po' di più e quindi secondo me si qualificherebbero come autoregalo di compleanno. E sto parlando di questi mocassini qui, metterò una foto di Massimo Dutti che io ho trovato su Zalando facendo un po' di ricerche. Non hanno un prezzo esageratissimo, anzi sono una delle cose più low cost all'interno di questa wishlist, ma comunque mi ritrovo un po' in forse, anche perché continuando con le mie ricerche mi sono resa conto che quest'anno Zara nella nuova collezione propone un mocassino del quale io mi sono follemente innamorata e anche qui vi metterò una foto, che costano la metà di quanto costano quelli di Massimo Dutti. Quindi sto pensando, visto che è un acquisto necessario quello del mocassino, potrei comprare quello di Zara e tenermi il mio autoregalo di compleanno per qualcos'altro. Ma al tempo stesso, uno, da una vita voglio provare Massimo Dutti come brand, e due, io sono sempre molto convinta del fatto che convenga puntare su una scarpa di qualità. E con le scarpe, almeno per quella che è stata la mia esperienza personale sino ad ora, più ho speso meglio mi sono trovata in termini di salute, di durevolezza della scarpa, di camminata, eccetera eccetera. Qui sono veramente in dubbio, non so cosa fare. Mi compro il mocassino di Zara che costa meno, che sembra molto più comodo rispetto al mio di H&M, e riservo il mio autoregalo di compleanno per qualcos'altro, o cedo, mi compro il mocassino di Massimo Dutti e vado avanti con la mia vita. Anche perché io ho quest'idea dell'autoregalo di compleanno, comunque del regalo, ecco, per la ricorrenza, che non debba matchare con qualcosa che comunque ti dovresti comprare perché ti serve. Fatemi sapere se anche voi avete questo tipo di trip mentale, perché parlandone anche con amiche eccetera so che è qualcosa di molto comune. Aiutatemi su questo. In ogni caso sembrano due scarpe bellissime, di qualità, e che indubbiamente io sfrutterei in tutto il corso della primavera, dell'estate e soprattutto dell'autunno anche. Tolto di mezzo l'acquisto necessario, passiamo ai veri e propri sfizi. Io per il mio compleanno desidero ardentemente, ardentemente l'essenziale di Atelier VM. Atelier VM è una maison di gioielleria, loro fanno fine jewelry principalmente, che io seguo da tantissimi anni e non ho mai acquistato nulla perché i prezzi sono principalmente
proibitivi, però ho sempre guardato con praticamente la bavetta alla bocca il loro l'essenziale. L'essenziale è un filo d'oro che loro hanno disponibile in diversi spessori, in diverse maglie, che in negozio ti saldano al polso, quindi non è un bracciale che metti e togli, è un filo d'oro, mi sembra 18 carati, ma non vorrei sbagliarmi in questo, che appunto ti viene saldato e che tu quindi non togli mai e inizia a far parte di te, praticamente. Se ci dovessero essere delle occasioni, security, esami medici, qualsiasi cosa che debbano portare alla rottura del filo, perché quello si può tagliare via con le forbici, Atelier VM consente di risaldarlo gratuitamente forever and ever. Fra l'altro l'essenziale è il pezzo più iconico di Atelier VM, il più riconosciuto, e mi farebbe veramente piacere portare addosso il pezzo più famoso di un brand che io ammiro veramente tantissimo. What's the problem? Il problema è che nel momento in cui io ho conosciuto l'essenziale per la prima volta, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, aveva un prezzo. Ora, sono andata a riguardarlo e ha tutt'altro prezzo. Ed è uscita fuori così questa storia, perché stavo parlando con una mia collega del mio desiderio di acquistare l'essenziale e le ho detto, ma tanto costa tot, me lo posso permettere. E lei mi fa, no Valeria, l'ho regalato di recente, non costa così tanto. Io, no, ma che dici, ma è da tutta conversazione, per cui sono andata sul sito di Atelier VM ed effettivamente il price point è quasi raddoppiato rispetto a dove ero rimasta io. Sono basita, scioccata, più che altro perché un filetto d'oro, perché di quello si tratta, poi estremamente sottile, della lunghezza necessaria a coprire il mio polso, non costerà mai così tanto. Cioè, mi rendo conto che una grossa parte di quello che io pagherei in questo caso andrebbe al brand, all'immagine del brand, a tutto quello che si è creato attorno alla figura dell'essenziale. Ma mi è sempre piaciuto, mi è piaciuto da quando è uscito sul mercato, mi piace l'idea di non toglierlo mai, mi piace l'idea che segni un qualcosa di importante all'interno della mia vita, e per me il compleanno è sempre stato un traguardo molto importante, quindi averlo lì a ricordarmi dei miei 29 anni, sempre un anno di così grandi cambiamenti, per me sarebbe stupendo. Sto anche pensando però o me lo regalo per questo compleanno o non me lo regalo più, perché un altro aumento di prezzo e quello per me diventa troppo. Cioè, siamo proprio al limite della follia per quel che mi riguarda con quanto costa l'essenziale, e penso se dovessi decidere di farmi un altro autoregalo fra le altre cose che voglio quest'anno, credo che quello sarà poi un desiderio da mettere nel cassetto in maniera indefinita, perché già il prezzo che ha ora mi sembra decisamente esagerato per quello che poi è, anche se c'è da dire che c'è la questione della saldatura, della garanzia a vita, del fatto che te lo risaldano in qualsiasi momento. Insomma, non è che mi sto lamentando, che sto dicendo che sicuramente non vale quei soldi, sto dicendo che secondo me era più giusto il price point che aveva 2 anni fa, ecco, rispetto a quello che è adesso. Detto ciò, io lo desidero comunque ardentemente e molto probabilmente fra un mese e mezzo sarà al mio polso, chi lo sa. Suo posto in classifica, ovviamente dovevano esserci dei profumi all'interno di questa wishlist degli autoregali di compleanno. Io non vivo senza profumi e non vivo senza nuovi profumi. Tra l'altro vi ho dedicato un intero anti-haul a tutti i profumi che voglio e ve lo linko nelle schede nell'info box se non l'avete mai guardato. Ovviamente da quando ho girato quel video sino ad ora la mia wishlist si è allungata in maniera imbarazzante. Sarò sincera, 2 in particolare secondo me sono i candidati adatti per diventare il mio autoregalo di compleanno, ovvero Slow Dance di Byredo, del quale ho un campioncino che sto centellinando e trattando come se fosse mio figlio, e il nuovissimo Vanagloria di Laboratorio Olfattivo. Vi cerco le piramidi olfattive. Slow Dance, ci dice Fragrantica, è una fragranza del gruppo unisex lanciata sul mercato nel 2019. Il suo naso è Jérôme Pinette. Le note di testa sono Opoponax e Cognac, le note di cuore sono Labdano, Violetta e Geranio, mentre le note di base sono Vaniglia, Patchouli e Incenso.
È un profumo delicato ma molto presente, su di me estremamente persistente, appunto nonostante quella natura volatile che un po' ha. Non è un profumo pesante, opulento, è un profumo leggero per quel che mi riguarda, almeno per quelli che sono i miei gusti, eppure che c'è. E trovo fra l'altro che abbia uno dei nomi più azzeccati di sempre. Slow Dance è un lento. È fantastico. E continuo a ripetere a me stessa che costa una fracconata di soldi. E non è il caso che io spenda così tanti soldi per un profumo nel momento in cui i profumi sicuramente non mi mancano. Ma vi dico la verità, anche perché voi spessissimo mi fate domande e su Byredo, su quelli che sono i miei consigli Byredo, se dovessi acquistarne uno, e molto probabilmente non mi posso permettere manco di acquistare quell'uno, io acquisterei Slow Dance senza pensarci su un secondo. Vanagloria. Vanagloria è appena arrivato, è uscito praticamente 2 settimane fa, io ho avuto giusto il tempo di annusarlo. È una fragranza appunto di laboratorio olfattivo, anche qui del gruppo unisex. Io ormai sono attirata esclusivamente da fragranze del gruppo unisex, sarò sincera, e il naso di questa fragranza è Dominique Ropion. Le note di testa sono zafferano e ananas, le note di cuore sono olibano, incenso e fava tonka, mentre le note di base sono vaniglia, bourbon e muschio. Non so cosa fare. Allora, devo dire che questo profumo Vanagloria fa parte della linea, passatemi il termine che non è corretto, premium di laboratorio olfattivo, e dunque a livello di prezzo non ci discostiamo poi così tanto, ecco, da Slow Dance di Byredo. Dunque, se dovessi scegliere uno o l'altro, non sarebbe una questione economica. Per quel che mi riguarda, però, li amo fortemente entrambi allo stesso modo. Dovrebbero entrambi, se fossimo in un mondo perfetto in cui i soldi non sono un problema, entrare a far parte della mia collezione, perché sarei la persona più felice sulla faccia della terra. Non so cosa fare. Continuo a pensare che se mi comprassimo cassini di Zara invece quelli di Massimo Dutti, potrei prendermi profumi. Aiuto! Io comunque con i profumi ho un problema che mi pare non cesserà mai di esistere. Al quarto posto, l'opzione low cost. Il mio autoregalo di compleanno, credo che questa sia veramente la cosa che costa meno tra tutte quelle che desidero, e non è una cosa per me, tecnicamente ci sia, è sempre una cosa per me, però è legata alla casa. Da quando sono andata a vivere da sola mi rendo conto di amare veramente abbellire casa mia. È una casa molto piccola, che ha tanti difetti, ha i mobili vecchi, però che è mia e mi piace renderla la casa di Valeria, e ho veramente piacere nel momento in cui appunto si hanno risorse economiche non infinite, spendere per la casa spesso e volentieri piuttosto che spendere per me. E se dovessi farmi un autoregalo, non per abbellire me, ma per abbellire l'ambiente in cui vivo, io vorrei tantissimo un duo, manco uno, un duo di specchi di Seletti per Toilet Paper Magazine. Sto parlando ovviamente di quelli piccoli, grandi, perché quei grandi hanno prezzi allucinanti, assurdi. A comprarli entrambi dovrei spendere in totale sulla 60 euro. Metterò le foto dei due specchi che voglio, sono degli specchi da tavolo che però eventualmente si possono anche appendere, sono piccolini, io li ho visti dal vivo e mi è capitato in passato e sono fantasmagorici, sono belli. Io amo Seletti come brand, se avessi il cash casa mia sarebbe tutta di Seletti, sarò sincera, perché a livello di arredamento parlano proprio al mio cuore. E la linea Toilet Paper Magazine, secondo me, è una delle linee per la casa più belle che esistono al momento. Cioè, se avessi soldi prenderei anche le tazze, prenderei il servizio di bicchieri, sono bellissimi. Poi amo gli specchi, adoro appendere specchi in casa, ne ho diversi, mi piacciono perché rendono più luminosi gli ambienti, più grandi. Non so, mi hanno sempre dato delle good vibes gli specchi in casa. Sarà perché non ne ho mai rotto uno? Non lo so, in ogni caso loro due potrebbero essere l'autoregalo di compleanno perfetto. Ma anche qui, come con tutto il resto, abbiamo un problema con il fatto che sono degli specchi di Seletti, notissimo brand appunto di design per la casa, e hanno un prezzo decisamente contenuto perché siamo appena sotto i 30 euro per ognuno. Sono sold out ovunque, ovunque, quello con i rossetti specialmente
ovunque, non si trova da nessuna parte. Dunque, se voi avete idea di dove io posso trovare gli specchi piccoli di Selected per Toilet Paper Magazine, fatemelo sapere. Molto probabilmente, se non dovessero diventare il mio autoregalo di compleanno, uno lo comprerei comunque. Ultima cosa che avrei in wishlist per il mio compleanno è un qualcosa che ho sempre pensato che un giorno avrei acquistato andando a lavorare fuori. E nel momento in cui appunto ho trovato questo lavoro a Milano, ci ho pensato per un po' a prenderla prima di partire, ma c'erano un migliaio di altre spese, non aveva assolutamente senso. Ora che sta arrivando il mio compleanno potrebbe già essere più interessante. Sto parlando della collana Puglietta di Lulu Jewels. Lulu Jewels è un brand pugliese, fa delle cose bellissime, specialmente siete alla ricerca del gioiello giusto per l'estate. Secondo me loro vincono a mani basse. Io ho un paio di loro orecchini che mi è stato regalato da mia madre per i miei 28 anni, un brand del quale già ho qualcosa, del quale ho potuto testare con mano la qualità, ma la collana Puglietta mi chiama più che altro perché, nonostante io qui stia veramente bene, apprezzi l'opportunità che ho avuto, che ho, e Milano mi piace veramente tanto, sento la nostalgia di casa, come credo sia perfettamente normale. L'idea di potermi portare la Puglia al collo mi fa tenerezza. Ecco, non è un qualcosa che dici, oh mio Dio, sì, ne ho bisogno per forza. Sarebbe un portarsi un pezzo di casa appresso che mi renderebbe veramente felice. Voi mi fate domande praticamente su base giornaliera sulle mie collane, specialmente su Instagram, nelle Insta Stories, se sono Read Blog Repeat. Anche lì io ormai da quando sono qui ho adottato questo metodo. Me le tengo sempre addosso, anche durante la doccia, per qualsiasi cosa le tengo sempre addosso e ogni 10 giorni, paio di settimane, cambio. Ci sono alcune che rimangono sempre le stesse, come per esempio la mia collana, questa qui la porto tutti i giorni della mia vita da sempre, non la tolgo mai. Le altre, ecco, ogni tanto le vario, però in generale sono il tipo di persona che mette sempre le stesse collane e secondo me la Puglietta potrebbe diventare un po' come la mia collana del cuore. Vi faccio vedere meglio questi pezzi nel mio video sulla collezione di gioielli che è uscito un po' di tempo fa, che vi linko nelle schede nell'info box perché non ve li posso descrivere tutti qui. La desidero perché mi manca casa. Emo. Vedremo se sarà lei la vincitrice, ma avere la Puglia al collo mi sembra qualcosa di veramente, veramente bello. Lettori miei, fatemi sapere, allora, uno, capitemi e aiutatemi l'essere risucchiata via da questi 5 desideri, che poi in realtà sono tipo 7-8, perché per alcune categorie avevo più cose, ma sapete io come ragiono, era impossibile che ce la facessimo veramente. E poi fatemi sapere secondo voi magari quale sarebbe la scelta migliore, perché sarò sincera, sebbene nei miei anti-haul io voglia liberarmi da tutti i desideri che ho, trattandosi del mio autoregalo di compleanno sicuramente una cosa me la comprerò, ma lo so che accadrà, cioè è inutile che siamo qua a prenderci in giro. Dunque fatemi sapere secondo voi quale sarebbe la scelta migliore da fare. Io vi mando un grossissimo bacio, spero di avervi fatto compagnia oggi e noi ci vediamo alla prossima.